Oggi il caffè, come vedete, è stato sostituito da questa sontuosa barbaiada. Buonissima. E come vedete, sul tavolino ci sono anche delle carte da gioco. Allora, vi chiederete che ci azzecca questa deliziosa mistura di cioccolato, caffè e panna montata e queste carte da gioco. Beh, la realtà è che oggi noi parliamo di soldi, vedremo poi perché queste cose hanno a che vedere con il business dell'opera. Perché? Ma perché dal 1637, quando a Venezia si apre il primo teatro pubblico, il San Cassiano, e l'opera esce dalle corti per diventare un fenomeno appunto pubblico, dove a teatro si va pagando, l'opera in Italia diventa molto di più che uno spettacolo, che un'espressione artistica. Diventa contemporaneamente il grande centro della vita sociale e, appunto, come dicevo, anche un business. La fruizione teatrale, come si direbbe oggi, dell'Ottocento è completamente diversa dalla nostra. A teatro non si va una tantum come facciamo noi, ma a teatro si va tutte le sere. Nelle stagioni, naturalmente, che seguono il calendario liturgico, la più importante è quella di Carnevale, che comincia il 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, e finisce il martedì grasso, perché con la Quaresima, naturalmente, dal mercoledì delle ceneri i teatri chiudono. Ecco, dicevo, nelle stagioni teatrali il pubblico va a teatro tutte le sere. Va a teatro tutte le sere perché il teatro è il centro della vita sociale. Liszt, in una famosa lettera del 1838, dice: "È assurdo chiedere a un milanese se stasera andrà alla Scala, perché sarebbe come chiedergli se è ancora vivo". Ecco, perché? Beh, ci sono delle ragioni naturalmente anche pratiche. Non dimentichiamoci che all'epoca la gente viveva in case, anche i patrizi, anche i palazzi nobiliari, che erano assolutamente irriscaldabili e l'inverno a Milano può essere anche molto freddo. L'illuminazione costava moltissimo. A teatro si andava perché il teatro è il posto dove c'è compagnia, calore, luce e divertimento. Nei teatri italiani lo spettacolo è una delle componenti, della serata, il che spiega fra l'altro perché i teatri italiani hanno questa struttura a palchetti che, se ci pensate, è assolutamente irrazionale se lo scopo fosse solo quello di vedere lo spettacolo. In realtà a teatro si va per fare molte altre cose, si va per stare in compagnia, si va per chiacchierare, si fa per vedere e farsi vedere, si va per corteggiarsi. Casanova naturalmente a teatro racconterà, ha fatto anche quello che potete immaginare trattandosi di Casanova, e si va anche, e qui arriviamo alle carte, per giocare d'azzardo. Almeno fino alla Restaurazione, alla Scala fino agli anni 20, i teatri italiani sono delle bische, sono dei casinò, il che spiega l'enorme moltiplicazione degli spazi, tutta questa serie di ridotti foyer sono lì perché è lì che c'è il banco del faraone. Il faraone importato dalla Francia è il gioco più in voga all'inizio dell'Ottocento. La grande fortuna degli impresari d'opera è legata non solo agli incassi per gli spettacoli, ma anche alla gestione del gioco d'azzardo. E qui il personaggio che viene subito alla mente e che spiega la presenza della nostra Barbaiada è appunto Domenico Barbaia, o in realtà Barbaglia, come si chiamava davvero, nato nel 1777 a Rozzano, che oggi insomma è l'Interland milanese, ma all'epoca era aperta campagna, garzone di caffè al Caffè dei Virtuosi, che era nell'attuale Piazza della Scala, prima dello sventramento ottocenteschi, dove il primo colpo di genio di Barbaia è l'invenzione appunto della Barbaiada o Barbagliata, questa bevanda tonificante composta di cioccolato e caffè caldi coperti da uno strato di panna semimontata invece fredda. Il colpo di genio di Barbaia è il primo strumento per far circolare il suo nome, poi non si capisce molto bene come. Barbaia ottiene l'appalto dei giochi d'azzardo alla Scala e costruisce su questo la sua fortuna. Barbaia è un uomo quasi analfabeta, se leggete le sue lettere sono un festival dello strafalcione, degli errori sintattici, ortografici, è a malapena in grado di parlare in italiano e d'altronde pensa in milanese. Ma Barbaia è un uomo dal fiuto eccezionale. Diventerà l'imperatore dell'opera italiana per almeno 2 decenni. Ci sarà un momento in cui gestirà contemporaneamente il teatro alla Scala,
Il Real Teatro di San Carlo di Napoli, che nel 1816, dopo l'incendio che devasta il teatro, è lui a ricostruire nel tempo record di 8 mesi, e il Teatro di Porta Carinzia a Vienna. È diciamo, l'uomo che consacra Rossini, è l'uomo che lancia Bellini e Donizetti, è l'imperatore dell'opera italiana. E l'opera italiana deve molto a questi personaggi pittoreschi, diciamo sovrintendenti dell'epoca, ma anche grandi affaristi, grandi mercanti, gente che sa coniugare il valore artistico della proposta, a cui Parabai, attenzione, è tutt'altro che insensibile, con l'esito economico di quella che a tutti gli effetti è un'impresa. Il meccanismo è questo: e i proprietari del teatro, quindi il potere pubblico, appalta i teatri a un impresario dandogli una dote, la dote è il termine col quale si chiama la sovvenzione pubblica che viene riconosciuta per fare la stagione, poi l'impresario a sua volta vende i biglietti, affitta i palchi disponibili, perché non dimentichiamoci che molti palchi, anzi la maggior parte, sono di proprietà, sono una proprietà privata, sono un'estensione del salotto di casa dentro il teatro. Gestisce il gioco d'azzardo finché c'è, gestisce spesso l'aspetto, diciamo, della ristorazione, che pure a teatro è molto importante, e in questo modo cerca, non sempre riuscendoci, di fare i soldi. Tutta la storia dell'opera italiana fino al secolo scorso è contrappuntata dall'attività degli impresari. Un altro famosissimo, anche lui rappresentato con un bel ritratto qui al Museo Teatrale alla Scala, è Bartolomeo Merelli. Bartolomeo Merelli nasce nel 1794 a Bergamo, è un compagno di classe, pensate, di Donizetti, alle lezioni caritatevoli impartite ai ragazzini poveri dal maestro di Donizetti, Giovanni Simone Maier. Sarà di Donizetti anche un librettista, i libretti di Merelli sono tremendi, e capisce poi che il business è da un'altra parte e diventa un grande impresario. Alla Scala sarà per molto tempo, dal 1836 al 1850 e poi di nuovo dal 1861 al 1863, e a Merelli dobbiamo l'invenzione di Verdi. E Merelli che fiuta il talento straordinario del giovane Giuseppe, e Merelli che gli fa un contratto per 3 opere, e Merelli che lo fa debuttare alla Scala nel 1839 con la prima opera di Verdi, Oberto Conte di San Bonifacio, e Merelli che gli commissiona la seconda opera nel 40, che sarà il grande fiasco della carriera di Verdi, Un giorno di regno, ossia il finto Stanislao, e soprattutto è Merelli che, quando Verdi, dopo il fiasco del giorno di regno, attraverso una crisi, lo convince a scrivere la terza opera, a onorare il contratto, a produrre il terzo spartito, che sarà poi quello di Nabucodonosor, che noi conosciamo come Nabucco, che è l'opera con la quale Verdi diventa Verdi. C'è tutto un racconto che fa lo stesso Verdi in una delle due, diciamo, biografie autorizzate, nella quale racconta che proprio lui non ne vuole più sapere, in realtà non è vero, è una ricostruzione di fantasia, non ne vuole più sapere del teatro, dell'opera, incontra Merelli, il quale a forza gli infila nella tasca del cappotto, siamo nell'inverno e sta nevicando, uno scartafaccio, lo chiama Verdi, che è appunto il libretto del Nabucco di Temistocle Solera. Il racconto di Verdi romanzatissimo è quello di lui che torna a casa, butta questo fascicolo sul pianoforte, il fascicolo si apre e si apre, guarda caso, sul coro Va pensiero, sull'Alle dorate, che poi sarà fondante del mito verdiano. Sta di fatto che se non ci fosse stato l'avido impresario Bartolomeo Merelli, molto probabilmente noi non avremmo avuto Nabucco, e in generale non avremmo avuto la carriera, l'opera del più grande operista italiano di tutti i tempi, cioè Giuseppe Verdi.